Buonasera a tutti da Claudia Baldini, benvenuti sull'arte del comunicare. Siamo ancora nell'ambito dello speciale Artemisia, l'arte di trasformare corpo, mente e spirito, evento che si terrà a Marano il primo di agosto. Abbiamo con noi Andrea Conti. Buonasera Andrea. Ciao Claudia, buonasera a tutti. Andrea eh, in occasione del, dell'evento terrà un concerto. Ma un concerto un po' particolare perché si parla di musica 432 Hz. Andrea è musicista, 432 Hz, appunto, ed è un ricercatore indipendente. Allora, cos'è questa musica 432 Hz? Che eh, viene da chiederselo, no? Perché specificare che differenza c'è dall'altra musica che sentiamo per radio, per esempio. Allora, eh, sostanzialmente dobbiamo parlare di intonazione e quindi di accordatura, diciamo, di quella che è la musica che ascoltiamo da circa 70 anni a questa parte, che appunto è intonata con il famoso diapason, che si usa per intonare tutti gli strumenti, a 440 Hz e non a 432 Hz. Gli Hz cosa sono? Eh, il suono diciamo, ha una vibrazione, ha una frequenza. Questa frequenza normalmente si esprime in hertz, quindi in cicli al secondo, vibrazioni al secondo. L'intonazione, La, eh, diciamo, l'accordatura a 432 hertz è detta anche verdiana, proprio perché fu diciamo, largamente promossa, spinta eh, da Giuseppe Verdi, ma non solo, nel corso della storia da tantissimi altri musicisti che volevano diciamo, il ritorno in auge di questa eh, intonazione ehm, perché proprio ha delle particolarità. Dobbiamo diciamo, fare una premessa, prima di parlare mh, sostanzialmente di intonazione e decoratura, una premessa che riguarda le frequenze, il suono anche, perché ogni suono, ogni frequenza ovviamente mh, trasporta, ovviamente neanche tanto, ma comunque trasporta un'informazione. Questo diciamo che le persone normalmente non lo sanno, e ovviamente non lo sapevo nemmeno io tanti anni fa. cioè il suono. Questo si vede bene grazie anche alla scienza della cimatica, che ce lo fa vedere molto, molto bene. Trasporto della, un... cimati. della cimatica, esatto. Da chima che Parola. vuol dire onda. Ah, <ride> esatto. ok. <ride> Praticamente è una scienza che ci fa vedere la corrispondenza proprio diretta tra suono e forma. Avrei visto anche tu sicuramente quelle, quei bei video dove fanno vedere quella piastra eh, di metallo che viene eh, fatta risuonare, ad esempio, con un archetto di violino su questa piastra. Ci sono, c'è cioè, della sabbia, ad esempio, o, o del, del pulviscolo, e si dispone in base al suono che emette questa piastra, ovviamente, eh, alla nota che emette questa piastra, il, eh, il particolato si dispone in una certa maniera, a formare delle figure geometriche. Quindi, cavoli, si può dire che all'interno del suono c'è un'informazione. E in base alla, alla nota, al suono, in questo caso alla frequenza, avremo una figura geometrica che può essere più o meno naturale, o più o meno in armonia. Ecco, diciamo più o meno, passami il termine. Um, bella anche da vedere, ci sono poi dei video che fanno vedere la differenza appunto di, delle frequenze della stessa nota, ad esempio, a 432 Hz, è rapportata a quella a 440 e si vede bene come la figura che esce, quindi la figura geometrica eh, che ne viene fuori mh, rispetto a quella, diciamo a, 4, a 432 Hz è meno armonica, quella a mm. 440 quella a 432 Hz è più armonica, nel senso che ah, è più definita, se vogliamo. Questo ci fa capire come, all'interno di, diciamo, della matrice 432, perché ovviamente il 432 è un riferimento, poi ci sono tutte le note eh, che compongono, insomma, eh, tra virgolette, la scala. Eh. E, e quindi, sostanzialmente, abbiamo delle informazioni che sono migliori rispetto a quella a 440 Hz, eh, che sono state innalzate in maniera, eh, se vogliamo, non naturale, ecco, in maniera eh, comunque ehm, è stato un espediente, se vogliamo. Proprio senza tralasciamo i motivi storici, mh, insomma, che a volte potrebbero essere fuorvianti, magari poco chiari. Adesso proprio restiamo eh, nel tema delle frequenze e quindi, proprio facendo questi studi da tanti anni. Ho deciso ovviamente di eh, accordare i miei brani non più a 440 ma a 432 Hz. Insomma, tu che strumento eh, suoni? Mie... Allora, eh, dal vivo suono chitarra, chitarra elettrica, classica, acustica. Mm, poi nel mio studio compongo eh, tutti gli strumenti. Insomma, grazie anche alla Computer Music, eh, che ovviamente è la più. Però alla T'es porterai la chitarra quindi la chitarra elettrica. Chitarra classica, mi vedete spesso con la silent guitar, quella senza corpo, diciamo che ormai è un po' un, il mio marchio, e, e poi con le basi, tra virgolette, che ho composto negli anni e quindi insomma suonerò su queste basi, dipende poi dal genere musicale che, che faremo eh. e quindi insomma i generi sono, sono tanti, ovviamente il genere strumentale, quindi non cantato, ed è un genere che vuole portare in qualche maniera eh, benessere eh, alle persone. E, far intraprendere proprio agli ascoltatori un viaggio ehm, attraverso insomma, le, le, le mie musiche, ma attraverso anche queste frequenze che di fatto sono migliori rispetto a quelle intonate a 4.40. Ormai c'è proprio una, ehm, una, una documentazione proprio scientifica eh, che riguarda anche ehm, la fisica, nel senso che la fisica è andata a studiare quelle che sono proprio, le, come ti dicevo prima, le forme, la geometria, la matematica che c'è al di sotto di questa... Eh, de, di quello che utilizza la natura sostanzialmente per creare un po' tutto quello che vediamo. Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere questo perché siamo in chiusura dell'intervista: le vibrazioni e le frequenze hanno una, un impatto sul corpo anche umano? No? Noi ora stiamo parlando, tu prima hai fatto un esempio bellissimo della sabbia, e io ho certo. visto quei video che effettivamente sono stupefacenti. No? Ecco, sul corpo, ma anche sulla psiche, che benefici dà questa musica? Ricordiamoci sempre che. Suono uguale informazione, quindi noi diamo al, alla nostra acqua, perché qui si parla di, ci può parlare come prima di cimatiche, ma soprattutto ci può parlare della memoria dell'acqua, la famosa eh, sì. memoria, l'acqua vitalizzata, acqua strutturata, eccetera, che studio comunque da anni, insomma fa parte dei miei studi da tanti anni. Il nostro corpo essendo fatto di acqua ovviamente viene investito da queste frequenze, dal suono, da Queste onde che siano, ovviamente in questo caso onde sonore, ma ci esistono anche le onde elettromagnetiche, come ben sappiamo. Quindi queste onde sonore, avendo ehm, ovviamente una matrice con a eh, 432 Hz, sono onde sostanzialmente che sono ehm, che danno benefici maggiori eh, alle nostre cellule. Questo ormai insomma, è stato dimostrato ampiamente proprio si perché potrebbero chiamare curative. Curativa è una parola nel senso molto pericoloso oggi. Giorno va usata ma assolutamente sì. Cioè sono Vabbè, frequenze che, portano, che fanno stare bene certo, portano benessere: portano benessere ben, ben eh, alle persone, ma questo è dimostrato veramente addirittura ci sono eh, dimostrato che queste frequenze aiutano anche eh, le coltivazioni, ci sono viticoltori che le utilizzano eh, con grandi risultati eh, appunto nei loro vigneti. Eh, nelle stalle ovviamente si fa ascoltare ad esempio ehm, agli animali eh, nelle fattorie si fa ascoltare questa, questa tipologia di musica insomma, intonata diciamo a 432 quindi eh, negli ultimi anni insomma ehm, sta saltando fuori eh, tutto questo discorso di, di armonia legata proprio a, alle informazioni che portano queste queste frequenze beh io credo che l'arena lì del parco di Marano sia il posto ideale per, per ascoltarti, già perché è un posto magico quello, e in più perché ci saranno tutti i tuoi colleghi eh, che porteranno delle vibrazioni altissime. Più tu con la tua musica ci sarà un'energia pazzesca. Quindi, ci proverò, no, ci proverai. Io lo so già che sarà così. E aspettiamo tutti voi. Quindi, il primo agosto al Parco di Marano ad Artemisia al concerto di Andrea Conti. Ciao a tutti, oh, vi invito ovviamente a venire anche perché sarà un bellissimo evento, ci saranno tantissime persone ehm, che operano nel settore e ovviamente sarà, posso dire, una grande festa, una grande, un grande evento dove mh, ci saranno tante anime belle ovviamente perché io conosco praticamente vi conosco tutti e tutte e ci saranno veramente delle, delle, delle situazioni mh, anche per ritrovarsi e per conoscere persone nuove, insomma, per veramente creare una, una, una grande famiglia, diciamo, dove, dove ritrovarsi e stare bene. Ecco. Possiamo chiamare una situazione trasformativa? Assolutamente. È quello che vogliamo. Esatto. Quindi vi aspettiamo primo di agosto, Parco di Marano, Artemisia. Ciao Andrea, grazie mille. Ciao Claudia, ciao a tutti. Ciao, alla prossima, grazie.